colazione. Allora, grazie alla città di Montecatini, siamo qua davanti alle Terme del Tettuccio con le nostre carrozze schierate, diciamo che ce l'abbiamo fatta, direi che per il momento il risultato mi sembra interessante. Proseguiamo nei prossimi giorni cercando di fare il meglio che si può, come sempre. Grazie. E c'è Pasquale Beretta che si può dire il massimo per quello che riguarda attacchi di tradizione, Pariglia, delle pariglie, singoli, tira 4, cavalli diversi di varie razze, tutti quelli che sono con Pasquale Beretta sono cavalli spagnoli. Poi abbiamo dei cavalli olandesi, lo svizzero, i Frank Mountain, che sono i cavalli svizzeri che vengono usati e per lavoro e per sport. E poi non so altro in dirti. Poi è una bellezza. È un incanto libero. Sì, è un incanto libero, ti bravo. Io credo, ormai sono un vecchio montecatinese, anzi, preferisco. No, mi tocca dire un montecatinese vecchio, che c'è un po' di differenza fra vecchio montecatinese e montecatinese vecchio. Io penso che negli ultimi 60 anni una cosa bella così a Montecatini non si sia mai vista. È veramente uno spettacolo eccezionale e credo che. No, credo, spero che si rivedrà un altro anno bella altrettanto, però prima, finora non si era mai vista e quindi per tutta questa cosa qui da ringraziare questi signori qui che si sono dati da fare, hanno una passione, che noi abbiamo passione, ma loro rispetto a noi ci prendono proprio di tacco, sono un'altra categoria come vivacità, come spirito, come tutto arrivo, per cui bisogna apprezzarli, io tifo nomi per tutti questi due signori con cui ho avuto contatto, Antonio Lippi e Oberdan Valli, ma poi c'è il Marchese Ramirez, tutti, l'Avvocato Bruni, tutti questi qui della federazione che ho avuto modo di conoscere ora, ma sono persone eccezionali, però che li si può volere altro che bene. Okay? Grazie a voi.